Buongiorno a tutti, sono Stefano Bonaccorsi e sono da diversi anni docente di riferimento per il percorso modellistica e analisi per la matematica finanziaria all'interno della laurea magistrale in matematica dell'Università di Trento. Questo percorso si distingue per offrire agli studenti la possibilità di affrontare problemi che nascono dal mondo finanziario e attuariale utilizzando strumenti matematici avanzati. La qualità del percorso e il suo interesse sono certificati dall'esistenza di un advisory board formato da Cassa Centrale Banca e Itas Mutua Assicurazioni, due aziende di alto profilo nel mercato italiano, rispettivamente sesto gruppo bancario per numero di sportelli e decimo gruppo italiano per premi raccolti. Con queste aziende ci confrontiamo regolarmente e il loro feedback ci consente di aggiornare la nostra offerta formativa per venire incontro alle nuove esigenze che continuamente nascono nel mercato del lavoro. Cosa studierete in questo percorso? Tanta matematica, soprattutto la matematica necessaria per la comprensione, l'analisi e la gestione del rischio. Quindi tutta la matematica relativa alla probabilità, alla statistica, alla modellizzazione e all'ottimizzazione. Vi sarà anche richiesto di studiare le tecniche di analisi numerica e di programmazione. Una cosa che distingue questo percorso è l'offerta ad anni alterni di due corsi di applicazione al mondo bancario e assicurativo. Di questi corsi i programmi sono concordati e vengono costantemente aggiornati in accordo con le aziende del advisory board e i docenti sono esperti italiani e stranieri riconosciuti a livello internazionale. A coronamento di questi corsi vi sono incontri con le aziende in cui potete conoscere le loro realtà e farvi conoscere da loro e mini scuole tenute da docenti italiani e stranieri oppure da esperti delle aziende stesse, che consentono di complementare le informazioni ricevute nei corsi. Il percorso di laurea può essere completato con un tirocinio per complessivi 12 crediti formativi. Le aziende dell'advisory board ne forniscono diversi l'anno, ma è possibile anche muoversi in autonomia per trovare altre opportunità che possono essere più legate ai vostri interessi personali. In alternativa, si può completare il percorso con un periodo di preparazione della laurea all'estero, presso una delle numerose università straniere con cui abbiamo accordi di collaborazione. Infine, per quanto il tasso di occupazione degli studenti che si sono laureati nel percorso sia molto elevato, non si deve dimenticare che questi argomenti sono molto interessanti anche dal punto di vista accademico e che quindi è possibile anche affrontare tesi di ricerca nel settore con la prospettiva di continuare gli studi con un dottorato. Mi auguro di vedervi presto qui a Trento, all'interno del nostro settore.